Dopo 8 anni ritorna il Parmacalcio a Borgotaro per un amichevole di allenamento, questa volta con l'aggiunta 1913. Nel 2008 con l'allenatore Gigi Cagni si giocò nel campo della squadra del Borgotaro, ora invece si gioca al Bozia. Non sono mancate le foto ricordo di allora, come quelle di Giacomo Ghirardi, nelle vesti di dirigente segretario. Una giornata di festa per tutti, cominciando dai ragazzi. Intenso e positivo è il rapporto di collaborazione nel settore giovanile del calcio locale e la squadra della nostra città. Lo scontato risultato finale è di 5-0, tranne il primo tempo con la squadra titolare di Apolloni e altri due nel secondo tempo con le riserve. Abbiamo sentito Alberto Cattani, l'allenatore del Borgotaro Calcio, militante in seconda categoria, con forti possibilità di essere promosso e avere nel prossimo campionato il ritorno del classico derby locale con la Valtarese. Ha accettato l'invito del Borgotaro Calcio di venire a fare questa amichevole, che per noi è motivo di orgoglio, insomma, e anche di orgoglio per tutti i nostri ragazzi che giocano, sia la prima squadra che i settori giovanili. Deve essere anche una giornata di festa per il paese ed è un piacere averli qua oggi per festeggiare loro sicuramente la promozione e noi vedremo. Noi abbiamo ancora una partita importante che è l'ultima di campionato e attualmente siamo secondi in classifica e domenica andiamo a giocare a Fellegare, una partita importante, sicuramente decisiva per il nostro percorso in campionato, sperando di affrontarla e di fare una partita gagliarda, una partita importante per andare a consolidare il nostro secondo posto che ci permetterebbe di fare i play-off in maniera insomma agevolata, perché arrivando secondo con un certo numero di punti dalla terza e dalla quarta eccetera si farebbe una partita sola e la giocheresti in casa insomma. Lorenzo Binotti, che riconferma per il prossimo anno in Serie C l'allenatore e compagno di difesa della mitica squadra di Nevio Scala degli anni 90. Ovviamente Borgotaro è legato a dei ricordi belli, anche meno belli, ma non per colpa di Borgotaro, perché effettivamente durante la mia carriera, quando ho avuto un paio di problemi, sono venuto qua all'ospedale qua con il professor Guardoli e una volta mi sono operato al tendine e una volta al menisco. Però è anche vero che Borgotaro ci torno volentieri e soprattutto ricordo il periodo dopo i mondiali, fui premiato qui in comune, quindi fu un momento molto bello, un riconoscimento che ricordo con tanta gioia e con tanto affetto verso questo territorio che so che è pieno di gente che ama il Parma. Ma allora, per quanto riguarda il discorso del mercato, credo che sia ancora presto, siamo al mese di aprile, non è ancora finito il campionato, è ovvio che dovendo preparare una stagione importante, noi ci stiamo già muovendo. Però così stiamo facendo delle valutazioni, dei sondaggi, delle ipotesi di lavoro e come abbiamo detto a tutti i giocatori, noi vogliamo che i giocatori siano concentrati fino alla fine perché abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere, uno è quello di finire se ce la facciamo senza perdere una partita, sarebbe molto bello, poi avremo il post campionato che sarà altrettanto stimolante perché ci confronteremo con le squadre migliori dei dilettanti, soprattutto con delle realtà tipo il Piacenza, tipo la San Benedettese, tipo il Venezia, che ci potranno dare anche ancora una volta una valutazione più approfondita e più veritiera sui nostri giocatori. Poi ovviamente faremo delle valutazioni a fine campionato, è normale che se il Parma il prossimo anno, come è nelle nostre intenzioni, farà una Lega Pro a vincere, dovremo cambiare qualcosa, anche mettere dei giocatori di categoria superiore, dei giocatori che abbiano le qualità per farci vincere il campionato. Però è indubbio che questa squadra ha fatto qualcosa di straordinario, per cui dovremmo essere bravi a non smantellare questo gruppo, a tenere con noi il maggior numero di giocatori possibile e faremo delle valutazioni anche con molto dispiacere e con molta difficoltà, perché ovviamente quello che hanno dato i ragazzi quest'anno è stato qualcosa di eccezionale e per così, l'affetto, la stima e la professionalità che ci lega a loro li dovremmo confermare tutti, ma è ovvio che questo non sarà possibile. Però in maniera altrettanto sincera devo dire che ancora non abbiamo preso nessuna decisione, stiamo facendo delle valutazioni e quindi devono essere bravi loro fino in fondo a convincerci, a dimostrare che possono essere protagonisti anche nel Parma in Lega Pro. Per quanto riguarda Apolloni è ovvio che l'allenatore sarà lui, diciamo che abbiamo fatto un gruppo di lavoro importante dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista della stima e
dell'affiatamento, e credo che questi sono valori importanti, perché quando un gruppo di lavoro, un gruppo tecnico è molto coeso, credo che riesca a trasmettere le proprie idee, il proprio modo di fare e i valori che vuole portare avanti al gruppo di giocatori in maniera univoca. E quindi la coesione, secondo me, la stima fra di noi è importantissima, questa c'è, quindi credo che sia giusto continuare con queste persone. Luigi Apolloni. La differenza tra un allenatore e un giocatore sicuramente è grande, nel senso che come giocatore è chiaro che ho avuto delle soddisfazioni enormi, avendo anche raggiunto obiettivi importanti, quale anche la nazionale. Ho vinto delle coppe, ho vinto delle competizioni. Chiaramente come allenatore sono giovane, sto imparando, sto cercando di trasmettere quello che ho imparato da calciatore. E chiaramente la cosa è molto più difficile, non è semplice come lo è stato da calciatore. E per quanto riguarda invece questo anno, è stato sicuramente un anno non semplice, anche se i risultati possono dire il contrario, perché chiaramente partire per vincere non è mai facile. La società ha avuto la bravura e l'abilità di comunque di mettere degli elementi, dei giocatori che hanno sposato il progetto e che comunque hanno messo davanti a loro non i propri obiettivi personali, ma obiettivi di squadra. E questo è stato un punto importante che ci ha permesso poi di raggiungere quello che abbiamo raggiunto. Adesso abbiamo il dovere di continuare, perché abbiamo ancora un finale da mantenere l'imbattibilità. E poi c'è questa pool scudetto e cercare di riuscire a raggiungere anche questo ulteriore obiettivo, che sarebbe una cosa, un coronamento, ecco, di quello che è stato l'inizio della stagione. E la bandiera della rinascita, Alessandro Lucarelli. Non sta a me dire se sono una bandiera o meno, io so solo che tanti anni che gioco in questa squadra, in tutti questi anni ho sempre cercato di dare il meglio di me stesso, in campo e purtroppo l'anno scorso anche fuori, quindi insomma c'è un legame particolare con questa piazza e cercherò di dare il meglio finché ne avrò la possibilità. Per quel che riguarda il mio futuro, giocherò ancora un anno in Lega Pro, due, alla Baraglie dice due, e alla in Serie B anche, in Serie B. Ci garantisci che andiamo in Serie B l'anno prossimo? Dobbiamo andare in Serie B. Allora sì, dai, allora facciamo altri due anni e poi ci mettiamo dietro la scrivania. Noi siamo il Parma. Posto.